Io sono qui per ascoltare delle storie. Ce n'è una che mi interessa particolarmente. È quella del traffico di bambini tra la Guinea-Bissau e il Senegal. Sappiamo che qui in Guinea-Bissau, nella nostra regione, i bambini talibè, la parola talibè vuol dire alunno, sono quei bambini che studiano in scuole specifiche per imparare la religione islamica e il Corano. Si stima che più o meno il 40% dei bambini che chiedono l'elemosina nella zona di Dakar, in Senegal, siano partiti dalla Guinea-Bissau. Per questa situazione l'UNICEF sta appoggiando il governo nella realizzazione di uno studio che riguarda non solo il rientro in Guinea-Bissau, ma anche il destino di questi bambini talibè. Recentemente abbiamo stabilito degli accordi con la polizia e le guardie di frontiera per poter assicurare una certa formazione e vigilanza al momento dell'attraversamento della frontiera da parte di questi gruppi di bambini. Un altro aspetto fondamentale per la prevenzione di questa pratica sono i partner, ovvero l'UNICEF non scende in campo direttamente, ma lo fa attraverso i suoi collaboratori che lavorano direttamente sul territorio. Stiamo già lavorando con AMIC, Al-Amsar e SOS Bambini a Bafatà. In Italia la Polizia di Stato, attraverso la vendita di un calendario, ha raccolto fondi che poi ha dato all'UNICEF. E l'UNICEF ha deciso di attribuire questi fondi alla vostra organizzazione. Di che cosa si occupa la vostra attività? Questa casa serve ad accogliere i bambini talibè che si trovano in situazioni difficili. L'obiettivo della nostra organizzazione è lottare per la difesa dei diritti dei bambini. Per quanto riguarda i bambini che vengono dal Senegal, facciamo una ricerca della famiglia e del luogo in cui vivevano. E fra tutti i bambini che riceviamo, il 33% torna a casa dalle loro famiglie. La nostra responsabilità è anche andare a trovare il bambino, iscriverlo a scuola, comprare l'equipaggiamento, fare tutto quello che serve per la scuola. Per i bambini che abitano lontano dalla scuola, l'organizzazione offre una bicicletta. Anche l'UNICEF ci dà le biciclette. Una è lì dietro. Ciao, Bubaga!